Buonasera a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Angoli. Ieri sera abbiamo avuto un inizio di settimana eccezionale. Ve ne siete accorti in molti. Insomma, abbiamo avuto una lunga serata trascorse insieme fino a tarda notte e dunque pensavate che noi saremmo stati stanchi questa sera e che oggi non avremmo lavorato? Assolutamente no, abbiamo preparato anzi una puntata veramente molto importante da seguire perché ci uh, parla e ci porta in quella che è una delle problematiche di questa stagione fredda che sta arrivando, non vi anticipo niente, prima fatemi ricordare come sempre che potete scriverci all'indirizzo email angoli tv.it perché siete uh, sempre molti a voler avere maggiori informazioni riguardo a quanto vi raccontiamo dunque sappiate che attraverso questo indirizzo potete recuperare tutto quello che vi serve o magari che vi siete persi dicevo sta arrivando l'inverno ce ne stiamo accorgendo tutti ogni anno a questo punto dell'anno noi dobbiamo dare una uh, informazione di servizio utilissima ricordare che quando arriva l'influenza c'è un modo per proteggersi, arrivano i vaccini anti-influenzali. Dunque, tutta la puntata sarà dedicata a questo argomento. Non sono sola, ma come potete ben immaginare, come siete abituati di anno in anno, sono in compagnia con alcuni dottori dell'Asl. Al quale do subito il benvenuto, partendo dal dottor Carlo Alberto Tersalvi. Buonasera. Buonasera. Lei. Grazie per essere con noi anche quest'anno. Io ricordo che è il direttore sanitario dell'Asl di Como. Non è solo, ma in compagnia della dottoressa Analisa Donadini. Buonasera. Buonasera. Responsabile di igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Como. Sì. E allora ci siamo, siamo eh, arrivati al fatidico momento in cui insomma si guarda all'inverno, si sa che arriverà eh, verosimilmente l'influenza, la tanto temuta influenza. Dottor Tessalvi, mm. l'Asla di Como non si lascia trovare impreparata, è vero? Assolutamente, noi siamo pronti, partiremo domani e abbiamo già acquistato attraverso la rete regionale tutti il lotto di vaccini che quest'anno sono assolutamente sicuri non. Okay. e quindi non ci sono state problematiche, la distribuzione nelle varie sedi distrittuali è già stata fatta anche i medici di base, i medici di medicina generale che sono i nostri partner privilegiati in questa campagna sono già stati allertati e stanno ritirando i vaccini, quindi direi che siamo pronti. Beh, insomma, questo è un buon dato di partenza. Tutto è pronto per poter dare a tutti noi insomma, le dovute cautele per non incorrere in quello che è proprio il malanno invernale per eccellenza. Campagna, tra l'altro, che ha un bellissimo titolo quest'anno perché è Vaccinarsi per proteggere. Come mai questa scelta? Esatto, perché noi vogliamo sottolineare l'aspetto non solo di della vaccinazione come atto di eh, prevenzione di salute individuale ma anche il fatto che diventa un, un gesto di salute sociale tanto più gente si vaccina e quindi è tanto minore la diffusione del virus perché la copertura permette uh, la non trasmissione quindi noi vogliamo sottolineare questo aspetto che quindi e invitare tutte le persone naturalmente che sono a rischio, gli anziani innanzitutto, i fragili, chi soffre di patologie croniche a vaccinarsi, ma è un invito che vuole essere anche andare a sottolineare un aspetto sociale importante. Nella, nel volantino, nella foto, abbiamo volutamente messo un nonno e un nipotino, eh. perché sono sì, è vero, le due fasce di, di persone più a rischio ma è anche l'idea di voler dire che c'è un ambito familiare, un ambito sociale in cui eh, la vaccinazione può essere utile. E quindi l'invito è proprio quello di vaccinarsi perché maggiore sarà la percentuale di persone vaccinate, meno sarà il rischio che il virus si diffonda, creando tutti i problemi che ne sappiamo. Esatto, esattamente. Quindi, primo punto da segnarsi, da ricordare, il vaccino antinfluenzale è un bene per tutti. Questo poi andremo a vedere anche le categorie un po' già le anticipate, no. quelle a rischio, però comunque è sempre bene prevenire in questo caso, piuttosto che curare, come si dice. Assolutamente. Um, visto che poi... Voglio arrivare dalla dottoressa insomma, Donadini anche per avere un po' quelle che sono le norme di igiene, eh, perché ricordavamo sì. appunto quanto sia facile, soprattutto nei nuclei familiari, appunto, che magari poi uno contrae il virus e dopo eh, per forza di cose si diffonde. Però ricordiamo come sarà fatto il vaccino quest'anno. Allora, di che influenza si parlerà quest'anno? Cosa sta per arrivare? Quale ceppo di virus? E come è dunque formato il vaccino? Sì, allora sono, è un cocktail di... Eh, tre virus che eh, come sempre, come capita in tutti gli anni, l'Organizzazione lo, Mondiale Sanità individua attraverso l'epidemia che parte dal, dalla parte est del mondo, quindi dall'Australia, sì. che ha l'inverno naturalmente prima di noi, sono stati selezionati questi tre ceppi, uno che ricorda un po' l'H1N1 di, di qualche anno fa, e poi due altri ceppi di cui i nomi poi magari la dottoressa sì. Donadini che è più addentro e quindi ehm, il, il, i vaccini sono stati preparati su queste tre tipologie di virus noi abbiamo eh, diversi tipi di vaccini perché ce ne sono alcuni che sono più adatti eh, per la popolazione anziana invece degli altri che sono un pochino più diciamo universali che possono essere usati con tutti vogliamo dare un pochino più sì. entrare nel dettaglio dottoressa infatti sì, cerchiamo infatti, di capire come è, com è fatto al... e se ci sono rischi ricordiamo quest'anno non dovrebbero esserci sì. ma allora innanzitutto appunto come diceva il dottore eh, c'è uno studio a monte per cui eh, si mh, va ad analizzare quali saranno i ceppi virali circolanti nella stagione mm -hmm. E abbiamo potuto notare che i virus di tipo di ceppo A che circoleranno quest'anno, e sono due, ehm, assumono dei nomi in base all'origine, al, al all che è il paese di origine in cui sono stati identificati per la prima volta, o in base alla località, quindi A. Victoria o eh, a California sono identici a quelli che circolavano l'anno scorso. Abbiamo una variante leggermente diversa del virus B. Mm -hmm. e quindi sostanzialmente questi tre virus che circoleranno eh, seguendo l'andamento classico a curva eh, che ehm, inizia a salire dal mese di novembre eh, per arrivare al suo acme in genere nelle prime settimane di febbraio. Eh, e per prevenire eh, la malattia è importante appunto ricorrere al vaccino. Il vaccino contiene questi tre ceppi virali, è un, ehm, è un vaccino inattivato, quindi non contiene virus vivi, quindi assolutamente non si deve pensare che il vaccino stesso possa provocare l'infezione. Okay. Eh, abbiamo tre tipi di vaccini che hanno delle caratteristiche leggermente diverse, ma di fatto hanno sono sovrapponibili per efficacia e anche per sicurezza assolutamente. Noi useremo questi vaccini che hanno una posologia abbastanza semplice nel senso che si fa un'inoculazione nel deltoide normalmente. C'è una formulazione che è in muscolo e l'altra stiamo parlando esatto, la, braccio, braccio, spalla. la spalla, <ride> esattamente, scusatemi. E eh, una formulazione è in muscolo e eh, l'altra viene iniettata per via intradermica. E, ehm, e si ripete il, il vaccino dopo quattro settimane solo e unicamente nei bimbi sotto i nove anni di età che non avessero mai fatto la vaccinazione in, precedente, in precedenza. tutto il resto della popolazione si, si, si fa una, una dose sola. sola. Okay. Esattamente. Um, la vaccinazione mh, direi che è molto sicura, sicuramente mm -hmm. è stata studiata da molti anni, la stiamo eseguendo e anche i dati di sorveglianza degli effetti secondari sono molto confortanti, quindi um, al di là di un malessere lieve, um, qualche linea di febbre che può subentrare eh, nei, nelle 6 ore, 12 ore dopo la vaccinazione. Qualche dolore muscolare come da influenza in effetti, ma influenza non è assolutamente, ehm, non sono, o, o una irritabilità magari e irritazione certo. del luogo, del punto di iniezione, non sono segnalati effetti secondari importanti di altro genere. Insomma. La campagna antinfluenzale inizierà domani, fino a quando sarà possibile poi vaccinarsi dunque? Noi siamo super organizzati fino mm. al 31 dicembre. Naturalmente si può anche eseguire la vaccinazione eh, successivamente, eh, qualora non ci siano sintomi già in atto ovviamente, e eh, qualora non, non si sia mh, già in piena ondata influenzale, certo. perché ovviamente il vaccino per essere efficace ha bisogno di almeno una decina di giorni. Meglio muovere quindi in questi primi giorni comunque. Sicuramente. La, camp la campagna dura fino al 31 dicembre però insomma iniziamo a organizzarci già da domani ecco come si fa nel senso che adesso all'ascolto tutti diranno anzi ci sarà una parte di persone che dirà vabbè io non lo faccio perché tanto non la prendo eh, insomma su questo si sente di anno in anno sentire sì, questa cosa sì, no sì. invece soprattutto tra gli operatori sanitari noi abbiamo eh. insistito tanto eh, in questo quest'anno perché l'organizzazione sarà come quella degli ultimi anni come dicevamo prima, i medici in medicina generale sono i nostri, le nostre truppe scelte, se mi permetterà poi il dottor Stata di usare questo termine, e loro avranno eh, il compito di vaccinare gli anziani sopra i 75 anni e tutte le persone che per qualsiasi motivo non possono recarsi nei distretti, quindi gli allettati e quindi i, le persone che sono a domicilio visto che voglio darmi mi perdoni se la interrompo perché eh, fra poco arriva la pubblicità e giustamente lei ricordava che dopo avremo in studio il dottor Spata eh, vorrei utilizzare questi ultimi secondi perché nella seconda parte appunto spiegheremo bene chi si deve recare dove e, e dunque come fare per avere il proprio vaccino anti-influenzale però visto che abbiamo ancora la dottoressa Donadini diamo comunque dei consigli su quelle che sono le norme igieniche ugualmente da eh, osservare, sì. perché questo comunque è importante. Sicuramente ci sono norme igieniche universali che mh, sono fondamentali ed essenziali per la prevenzione del contagio. Si tratta semplicemente di lavarsi molto molto spesso le mani eh, soprattutto dopo averle portate alla bocca, dopo lo starnuto, dopo il colpo di tosse. Proteggersi nel momento in cui si hanno eh, questi fenomeni, la tosse il, eh, o lo starnuto con un fazzolettino. Preferibilmente eh, di carta o comunque isolare chiaramente e immediatamente eventuali fazzoletti di, di tessuto, non lasciarli nell'ambiente. Fare un auto-isolamento, diciamo, a domicilio nel momento in cui si abbiano sintomi influenzali, quindi per qualche giorno, fin quando almeno la febbre non è passata, è bene che chi ha l'influenza eh, non vada in ambienti pubblici, collettivi dove potrebbe appunto contagiare altre persone. E anche dovendosi recare in ambienti sanitari dove possono esserci persone fragili, avere l'accortezza di usare, nel caso si abbiano sintomi influenzali, la mascherina. Quindi non facciamo gli eroi, se capiamo di aver contratto l'influenza non andiamo ugualmente magari sul posto di lavoro o in ambienti molto uh, frequentati perché insomma uh, così si aiuta e agevola il contagio, cosa che va evitata. Io uh, dottoressa la ringrazio perché sarà lei a cedere il posto al dottor Spada. Ah, Lieta che è stata nostra ospite, che ci ha ricordato quelle che sono importantissime regole di igiene base, che va sempre ripetuto anche se sembrano molto ovvie. Dunque grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buonasera. E noi invece eh, chiediamo al dottor Tersalvi di rimanere ovviamente e a tutti voi di rimanere sui vostri divani comodi, comodi, che dopo continuiamo a darvi utili informazioni. Rimanete con noi, torniamo fra poco. Ritrovati seconda parte di Angoli, puntata interamente dedicata all'importanza della vaccinazione anti-influenzale. L'Asla di Como domani apre quella che è una campagna con un titolo giustissimo, Vaccinarsi per eh, proteggere. Vi ricordo che in studio con noi è rimasto, come promesso, il dottor Carlo Alberto, Alberto Tersalvi, direttore sanitario dell'Asla di Como, ma è arrivato un nuovo ospite, l'avevamo annunciato, è un piacere dargli il benvenuto al dottor Gianluigi Spata, buonasera. Buonasera. Io ricordo che lei è il presidente dell'Ordine dei Medici di Como. Stiamo dando dunque utili consigli a tutti i nostri telespettatori perché non bisogna farci trovare impreparati. L'Asla di Como è super organizzata, super attrezzata per la campagna eh, anti-influenzale. Dobbiamo entrare un po' nel dettaglio, l'abbiamo promesso. Chi si potrà rivolgere eh, per avere il vaccino anti-influenzale? Quali le categorie a rischio? e chi invece magari non rientra nelle categorie a rischio, come si dovrà comportare. A chi, chi l'onore? Io parlo dell'organizzazione, poi <ride> lascio al dottor Spata di entrare sì. sul chi e sul come. Noi, come dicevo, abbiamo chiesto ai medici nel medicina generale di occuparsi dei grandi anziani e delle persone a domicilio. Poi abbiamo coinvolto tutti gli altri attori del sistema sociosanitario provinciale, quindi... Gli, enti, gli ospedali, i laboratori, gli enti erogatori, l'RSA e a tutti questi soggetti noi abbiamo chiesto di vaccinare innanzitutto il loro personale perché, appunto, tante eh sì. volte i più pigri sono gli infermieri, i medici che pensano di essere immuni. In realtà è una protezione sia per loro che naturalmente per i malati. Quindi abbiamo dato particolare enfasi alla vaccinazione dei gli operatori sanitari e poi abbiamo chiesto ad alcuni di mettersi a disposizione anche aprendo degli sportelli. Noi come sedi distrittuali avremo quasi 80 punti eh, di, di eh, vaccinazione, quindi oltre alle sedi principali dei, sì. dei nostri distretti avremo con, attraverso gli accordi che abbiamo fatto con i comuni, nei comuni più lontani o quelli più disagiati, delle, delle, degli orari delle aperture che... Noi abbiamo politizzato sia con i giornali sia attraverso le farmacie e i comuni che ci hanno aiutato. E quindi, da questo punto di vista, la macchina organizzativa è pronta. E poi, su chi e chi, chi deve, lascio magari la parola eh sì. a Gianluigi che lui. L'esperto. Fatemi prima ricordare però perché anche l'abbiamo visto scritto e eh, così rimane sempre un canale privilegiato per avere tutte le informazioni, anche come diceva il dottor Tersalvi, sui eh, distretti, sui comuni, il sito dell'ASL, www.asl.com.it perché poi qui è tutto ben segnalato comunque si possono trovare anche i contatti per esatto. chiamarvi e fare una domanda in più. Dottor Spata, allora il ruolo del medico di famiglia nella campagna anti-influenzale, insomma del vaccino molto importante, rimane comunque un faro per noi cittadini, insomma, in che modo, eh, qual è il, il ruolo nella campagna del vaccino antinfluenzale? Eh, sicuramente il, il medico di famiglia e direi anche il pediatra di famiglia, sì. perché ci sono anche i pediatri, ovviamente sono il punto di riferimento dei pazienti, ma non solo per praticare l'influenza, cioè l'antinfluenzale, cioè il vaccino antinfluenzale, ma anche perché eh, il medico di, di famiglia deve anche individuare innanzitutto la categoria che deve eh, vaccinarsi e soprattutto cercare di convincere quelli che sono più restii a farlo. Eh sì. cioè, e sono purtroppo anche parecchi eh, pazienti affetti da patologie croniche, che sì. sono in realtà quelli che dovrebbero invece sottoporsi di più alla vaccinazione. Io antico. pensavo che i resti fossero le persone che magari non rientrano in categorie, che già si sanno. Uh, magari un pochino con dei problemi cronici e pensavo che invece chi è a conoscenza del suo problema fosse un pochino più responsabile. Invece no. nella realtà invece ci dobbiamo tante volte convincere anche i cronici, <ride> magari eh, pazienti magari, so, di sotto dei 75 anni perché ricord vale la pena sì. ricordare che noi medici di famiglia dobbiamo Vaccinare i pazienti al di sopra dei 75 anni e come diceva prima il dottor Tersalvi, eh, eh, i pazienti allettati, cioè pazienti fragili che non possono muoversi la propria abitazione. Però c'è tutta la categoria dei cronici dai 65 anni in su. Ecco, sono questi che ogni tanto si trova sempre qualche diabetico, qualche bronchitico cronico che magari non vuole fare la, la, la vaccinazione, perché tanto dicono loro l'influenza non la faranno mai, eh. perché effettivamente è la frase, la frase ricorrente questa che sentiamo molto spesso nei nostri ambulatori. Quindi, il ruolo del medico di famiglia è anche quello di convincere anche questa, questa, questi pazienti a sottoporsi alla vaccinazione. Il ruolo nostro di pazienti o comunque di cittadini è magari andare dal nostro medico di famiglia e chiedere, ricordare, è un bene fare il vaccino nel mio caso che ho una patologia cronica o anche... Se non ce l'ho, perché ricordiamo che anche chi sta bene e non ha una patologia cronica può farlo per prevenzione, è proprio per tutti. Soprattutto vale la pena ricordare chi è, eh, vive con un paziente che ha delle grosse patologie. Allora, giusto proprio per così, è bene che si vaccinino anche queste, queste persone, quindi vale la pena sottolinearlo. Fisicamente, chi ci fa il vaccino? Dove dobbiamo recarci? Allora, eh, per i pazienti al di sopra dei 75 anni, eh, il medico di famiglia, eh, ovviamente naturalmente chi invece possono anche tranquillamente comprare il vaccino in farmacia e venire dal medico di medicina generale a farsi prescrivere, a farsi fare la vaccinazione, oppure cioè recarsi alla all'ASL nei, nei, nei vari distretti e, e lì possono, possono gratuitamente dai 65 anni in su sottoporsi alla vaccinazione www.azl.com.it io lo ripeto perché è utile è comunque il vostro riferimento per avere tutte le informazioni e vedere appunto dove potervi rivolgere dottor Spata l'influenza ehm, magari la prendiamo come la curiamo allora, eh, innanzitutto, eh, come diceva prima la dottoressa Donadini, isolarsi, cioè eh, chiudersi in casa, ovviamente non uscire, eh, sia per un discorso di sicurezza per il paziente, perché con 39 di febbre non è il caso proprio di abbandonare la propria abitazione, ma sia proprio per evitare di, eh, il contagio, ovviamente, con persone che invece assolutamente stanno bene. Ehm, poi usare eh, necessariamente antipiretici, questo è importantissimo, non antibiotici, sottolineiamolo, <ride> perché no. l'influenza non si cura con gli antibiotici, e tutto questo almeno per un 3-4 giorni e di solito è il, deco il decorso della, della malattia è questo. Naturalmente, se dovessero insorgere delle complicanze o comunque la febbre non dovesse passare, ovviamente c'è sempre il medico di famiglia o il pediatra, cioè di riferimento, che darà poi le indicazioni, visiterà e poi, eventualmente, se ci fosse necessità, interverrà anche con degli antibiotici. Poi altra cosa importante è l'idratazione: bere. Perché ovviamente con, con la febbre alta, facilmente, in modo particolare i bambini si e le persone anziane vanno incontro facilmente a disidratazione. Un'alimentazione, quindi una dieta corretta, eh, uh -huh. fatta ovviamente non di cibi grassi, cioè non è il caso di mangiare la polenta vuncia, tanto per intenderci. Eh, sarete eh, così, tentati e non fatelo? Eh, non fatelo, no. cioè assolutamente. Quindi una dieta ricca di verdura, eh, frutta, eh, cibi molto leggeri, molto digeribili. Ecco, e poi naturalmente stare tranquilli in casa, ripeto, lo sottolineo che è molto importante. Ecco, un vade mecum molto chiaro da parte del dottor Spata. Il tempo sta per finire, io ricordo eh, vaccinare per proteggere campagna anti-influenzale di quest'anno con un ASL, l'abbiamo sentito preparatissimo, l'ASL di Como è eh, pronta su tutti i fronti. Dottor Tersalvi, ancora un ultimo ultimissimo appello, ricordiamo che il vaccino fa bene a tutti. Sì. È assolutamente utile e necessario ed è un gesto di eh, salute, individu responsabilità individuale e responsabilità sociale. Noi abbiamo fatto, e grazie anche all'aiuto dei giornali, la radio, la televisione, una campagna eh, di informazione quest'anno molto importante. Eh, abbiamo chiesto anche all'Arcivescovo Valdes, siamo grati che il responsabile per la pastorale della salute ha messo a disposizione i canali. Delle parrocchie anche per mandare le informazioni perché sappiamo che gli anziani sono quelli che vanno più a messe. Quindi abbiamo chiesto anche loro un aiuto proprio perché l'informazione arrivi a tutti i cittadini della provincia. Non lasciamo cadere questo invito e cerchiamo di sfruttare bene anche le risorse che insomma, la, la sanità lombarda mette a disposizione di tutti noi per fare questo gesto importante e semplice. È vero, è semplicissimo, ci vuole poco, ma eh, effettivamente poi il riscontro è molto più ampio del tempo che ci richiede fisicamente eh, nel farlo. Dottor Spata, un ultimo appello anche da lei. Sì, sottoscrivo quello naturalmente che ha detto il dottor Tessalvi, direi il eh, messaggio non è pericoloso. Uh -huh. Quindi direi che è importante, cioè cerchiamo un po' di liberarci da queste, da queste cose e soprattutto ci fosse qualunque problema, un'informazione rivolgersi al proprio medico di, di riferimento che rimane il nostro che faro rimane. guida e se esatto. abbiamo un dubbio meglio fare una chiamata in più che una chiamata in meno, una domanda in più piuttosto che una in meno. Siete stati come ogni anno, veramente ospiti graditi, molto, ci avete ricordato quanto è importante anche quest'anno il vaccino anti-influenzale, dunque ringrazio il dottor Carlo Alberto Tersalvi, il direttore sanitario dell'Asla di Como. Grazie a lei e alla trasmissione. E grazie anche al dottor Gianluigi Spata, che ricordo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Como. Lo ringrazio. E allora io il vaccino antifluenzale lo farò, spero anche tutti voi, mi raccomando se qualche parente o amico non ha visto la trasmissione ricordategli che da domani inizia la campagna antifluenzale, facciamolo tutti perché almeno... Ci proteggiamo così come vuole lo slogan e proteggiamo anche gli altri. Io vi ricordo che con il nostro programma ritorneremo come sempre alle 19 di domani sera. Vi ringrazio per essere stati con noi www.espansione-tv.it per rivedere le nostre puntate. Quindi, se qualcuno si fosse perso, anche questa importantissima. Grazie e buona serata a tutti. A domani. Arrivederci.